Oggi con voi faremo conoscenza di un volto emergente della città di Saronno. Abbiamo il piacere di presentarvi il dottor Silighini Garagnani Luciano. Buongiorno dottor Silighini. Buongiorno. Lei è da pochi anni vive a Saronno. Dove è nato? A Saronno vivo ormai da 5 anni, sono nato a Genova, ho sempre vissuto a Genova, però da ormai 12 anni facevo avanti e indietro fra Genova e Saronno, un po' per motivi di lavoro, un po' per motivi sentimentali. Quale città sente più sua, Saronno o Genova? Sento Genova come la mia città, la mia casa, il posto che mi ha fatto nascere, che mi ha fatto crescere, dove ho sviluppato tutti i miei interessi. Saronno la vedo come il futuro. Quale scuola hai frequentato? Allora, io ho iniziato il mio percorso sempre legato in un ambiente religioso. Diciamo, io vado sempre fiero di raccontare che ho iniziato a avvicinarmi alla religione sin da piccolo, quando andavo all'asilo dalle suore. Purtroppo ho saltato le elementari dalle suore perché la mia scuola l'hanno chiusa, e lì le ho fatte statali, questa è la mia pecca. Poi ho fatto le medie e il liceo dai Padri Scolopi, liceo classico. Poi ho preso un secondo diploma come privatista al liceo artistico, unicamente perché mi serviva la licenza militare, la licenza di 40 giorni. Ho detto, va, proviamoci a scrivere anche a dare la maturità artistica. L'ho fatto veramente per gioco, ho preso anche quello. Poi ho fatto filosofia e quest'anno ho terminato gli ultimi esami di teologia. Qual è stata la figura più importante nella sua infanzia e nell'adolescenza? E può sembrare finta come storia, perché adesso può essere veramente visto come un gioco, ma io quando ero piccolo, tolto i due miti artistici che erano Fonzi e Rocky e Sylvester Stallone, nei primi anni 80 ho iniziato a interessarmi di una figura di un personaggio milanese, ed era Silvio Berlusconi. Io ho ancora tutte le prove, infatti ho avuto anche occasione di fare vedere direttamente a lui con tutti i miei quaderni di piccolo bambino, probabilmente frustrato perché un bambino di elementare che andava in giro con scritto Viva Berlusconi sull'astuccio aveva, lo riconosco, qualche problema, però diciamo che quella lì è sempre stata la mia figura, il mio punto di riferimento. Qual è il suo sport preferito? Io ho praticato atletica leggera a livello agonistico, sono stato anche istruttore di atletica leggera, ho insegnato ginnastica nelle scuole medie, quindi dovrei rispondere all'atletica leggera. Come dicevo prima, è un retaggio della mia infanzia, di simpatie, mi ha avvicinato molto al pugilato per via di Rocky, però diciamo l'atletica leggera rimane lo sport, il mio sport. Per quale squadra di calcio tifo? Assolutamente l'unica squadra di Genova, che è il Genoa, perché la Sampdoria è un... tra di noi a Genova amiamo definirla una specie di meticcio, per citare anche la frase del ministro attuale, perché la Sampdoria è una squadra metà di Genova e metà di San Pier d'Arena, un quartiere di genovese. Si sono fusi insieme e hanno fatto la Sampdoria. L'unica squadra di Genova è il Genoa ed è la squadra per cui tifo. Qual è il suo piatto preferito? Da buon genovese, gli gnocchi con il pesto, con il vero pesto genovese, quello fatto con le patate, l'aglio, il basilico, i pinoli, senza i fagiolini perché i fagiolini sono una mescolanza nata sulla riviera. Invece delle trofie o le trenette io amo gli gnocchi. Mi piace viaggiare? Molto, sono stato praticamente in ogni parte del mondo, mi mancava la Polinesia e 3 anni fa ho visto anche quella. Qual è il paese più bello che ha visitato? L'Italia. Crede ai fantasmi? Quella è un'altra mia passione, sì. Credo molto... Io sono molto affascinato da tutto ciò che è l'ignoto. I fantasmi in modo particolare, o anche sicuramente, perché se arriva questa domanda probabilmente sei anche documentato su questo, ho anche alcune parentele con qualche fantasmino, anche qualcuno noto. Ci può parlare di questi suoi antenati? Ma di quei noti o dei fantasmi in generale? Ma facciamo entrambi. Allora, io sono molto legato alla mia famiglia. E un po' perché da parte di sia di parte di mamma che da parte di papà abbiamo una tradizione millenaria di storia e di importanza, che io spero sempre di poter un domani poter eguagliare ciò che sono stati i miei avi. Il discorso dei fantasmi, per evitare di trascindere su altri argomenti, li sento molto vicino, perché c'è un fantasmino che è un mio antenato e si chiama Gwendalina Malatesta, ed è il fantasma più noto ai più con il nome di Azzurrina,
che è una piccola bambina che è scomparsa il 21 giugno del 1375 a Montebello, che è un paese esattamente a fianco a quello di mio padre, della famiglia originaria di mio papà. E io conoscevo questa storia ancor prima che venisse resa pubblica, perché ovviamente l'abbiamo in tradizione familiare da tempo. E poi nel 90, quando il castello di Montebello è stato riaperto con le prime apparizioni, è diventata una delle storie di fantasmi più conosciute nel mondo. Lei ci diceva prima che ha studiato, che si è laureato in filosofia. Quando e come ha scelto di laurearsi in filosofia? Quando facevo il liceo classico amavo storia, come amo tuttora. Al momento in cui bisognava scegliere la facoltà, detto proprio in maniera molto sincera, storia mi piaceva e ora che ho molto più tempo libero mi piacerebbe anche poter arrivare a rifrequentarla, arrivare anche alla terza laurea. Ho scelto filosofia perché a livello proprio sinceramente, a livello di esami ce n'erano 19, storia era un pochettino più lunga, lettere non mi piaceva studiare i poeti a livello proprio di poesia e allora ho scelto filosofia. Lei non ancora ventenne entra già, scende in politica. Come mai? Cosa l'ha spinta a scendere in politica? Tornando al discorso che facevo prima della mia ammirazione per la figura dell'uomo Silvio Berlusconi, io, e ho tutti i testimoni che possono confermare, in tempi non sospetti raccontavo sempre: io un giorno, quando voterò per Silvio Berlusconi, e sono sicuro che lui riuscirà ad unire intorno a sé tutto ciò che rappresentavano i valori del cattolicesimo democratico in politica, ciò che era nazionalismo che all'epoca era incarnato nel movimento sociale e gli ideali, come si può chiamare, di rivolta nazionale che all'epoca, negli anni 90, incarnavano la Lega Nord. Neanche fossi stato veramente un mago, probabilmente qualche fantasmino mi ha suggerito qualche cosa. La prima volta che io ho votato, quando ho compiuto 18 anni, io li ho compiuti il 23 di febbraio del 94, il 27 di marzo del 94 si votava e Silvio Berlusconi è sceso in campo fondando Forza Italia, raggruppando intorno a sé gli ex reduci della Democrazia Cristiana e con il CCD di Pier Ferdinando Casini, il vecchio movimento sociale confluito in Alleanza Nazionale e l'alleanza con la Lega Nord. Quindi aveva visto perfettamente ciò che io sognavo nel tempo. La mia entrata in politica a 17 anni, perché io sono entrato nel novembre del 93, è nata proprio quando Berlusconi ha creato i club Forza Italia. Il primo in Italia è nato a Brugherio, vicino a Monza, il primo in Liguria ed era il club Modigliani, dove sono entrato io, presieduto all'epoca da Fabio Catassi, un caro amico che ora vive a New York, e io sono entrato all'interno di questo club tra i primi fondatori, quindi tra i primi fondatori di Forza Italia in Liguria e possiamo dirlo tranquillamente anche in Italia. Purtroppo avevo 17 anni, avessi avuto anche 5-6 anni in più, a quest'ora staremo parlando probabilmente con qualche onorevole, ma io purtroppo ho avuto questa precocità che su certi campi non è positiva e lì è stata il mio percorso, sempre è stato in Forza Italia fino al 2009, poi sono entrato nel PDL e tuttora sono nell'area di centrodestra. Purtroppo nel 2011 non ho fatto l'iscrizione al PDL perché avevano fatto l'iscrizione per qualche mese, io l'ho saltata. E quella è stata la pecca che poi qualche esponente politico locale mi ha rinfacciato dicendomi che non avevo più scritto il PDL. Lei è un credente? Molto. Cosa significa per un credente fare politica? Per un credente fare e svolgere qualunque tipo di attività, dalla politica a semplicemente andare in posta a pagare i bollettini, è una missione. Ogni cosa bisogna farla con lo stesso spirito. Io credo fortemente nei valori cristiani. Sono un cattolico, mi piacerebbe essere un buon cristiano, cerco di attenermi il più possibile a questi principi. Certe volte, purtroppo essendo un essere umano, ci possono essere delle scivolate, però il credere, il essere religiosi impone un certo tipo di comportamento, un certo tipo di stile di vita, un certo tipo di pensieri che facilmente nella vita che il nostro Signore ci concede ogni giorno possono essere messi alla prova. Quindi in politica mi muovo esattamente come mi muoverei in qualunque altro settore. Lei, dopo un intenso scambio epistolare con Cardinal Tettamanzi, fonda una confraternita, la Confraternita della Croce Nera. Ci può spiegare cosa sia questa confraternita e come mai questa scelta?
vedo che proprio la documentazione va proprio all'origine di tutto. Allora, io nel 1996, quando avevo 20 anni, sono entrato nella commissione culturale del Sovrano Ordine Militare Ospedaliero dei Cavalieri di Malta, e con ordine, uno dei pochi ordini religiosi cavallereschi che lo Stato riconosce. E noi come gruppo di Malta riconosciamo gli ammalati come nostri signori e cerchiamo di fare tutto ciò che ci è possibile per venirgli incontro. Il cardinale Tettamanzi, nel momento in cui ha lasciato la presidenza della CEI, è diventato il mio vescovo, perché appunto era il vescovo di Genova, l'ho sempre sentito come una persona a me molto vicina per tanti motivi, un po' per il suo percorso religioso, un po' rivedevo in lui i libri che leggevo sul mio antenato, che era il cardinale Prospero Lambertini, Benedetto XIV. Rivedevo in lui qualcosa di simile. Abbiamo cominciato a scambiarci alcune opinioni e a un certo punto gli ho detto che era un mio interesse raggruppare un po' di ragazzi, di giovani che erano con me nel gruppo di Malta o all'interno di Forza Italia all'epoca, e creare un gruppo, non un ordine cavalleresco, non un'associazione, proprio una semplice confraternita con il puro senso della confraternita come quelle fondate da Padre Pio, proprio gruppi di preghiera e di ritrovamento. Croce nera perché portavo sempre intorno al collo un crocifisso che veniva da Doloa, da una missione dei Padri Scolopi, fatto con le mani dai missionari, lo portavo sempre con me, e quello è diventato un po' il nostro simbolo. In occasione delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, lei ha organizzato un pellegrinaggio a Roma. Che cosa ha significato, che cosa ha rappresentato Benedetto XVI per la cristianità mondiale? Benedetto XVI è stato, io ricordo, ho ancora a casa mia, in camera mia a Genova, la prima pagina del quotidiano Libero, dove campeggiava questa immagine bellissima di Sua Santità con le braccia aperte, proprio nel famoso discorso dell'umile coltivatore nella vigna del Signore, con sopra titoli cubitali Rifondazione Cristiana. Per me Sua Santità era ed è tuttora il simbolo di un ritrovamento verso quei valori, quella purezza, quella tradizione cristiana che purtroppo si è persa, che dopo il Concilio Vaticano II è stata interpretata da un sacco di gruppi cattolici in maniera troppo libertaria. La sua elezione era un ritorno a quei valori che hanno fatto grande la nostra Chiesa e la cristianità in tutto il mondo. Lei crede ai miracoli? Sì, assolutamente. Dal suo curriculum si evince che lei è specializzato anche nella produzione di trasmissioni televisive. Come è iniziato questo lavoro? Quello è il mio lavoro, fra tutti i miei vari hobby c'è anche il lavoro che è questo. Io mi occupo di produzione televisiva, ho iniziato praticamente pari passo con la politica. Verso la fine del 93 ho iniziato a organizzare eventi, organizzavo eventi a Genova, ho collaborato ai vari, a Genova c'è ben poco lì in confronto a Milano, quindi avevo il salone nautico, le varie fiere dello sport, quello che c'era, organizzavo semplicemente eventi. Poi è capitato, io ho tante versioni su questo, no? Quando racconto a livello lavorativo con persone che mi devono dare del lavoro, dico sì, io sono passato dagli eventi alla produzione televisiva, stai organizzando eventi grandi, si può passare anche a organizzare produzioni televisive. In realtà non è proprio così. Per essere proprio sinceri, io ero in casa mia a Romagna, la famosa casa di cui parlavo prima, dove c'è davanti al Castello dei Fantasmi, ero lì bello tranquillo con la mia cuginetta piccola che stavo mangiando. A un certo punto, in sovrimpressione, era passato una pubblicità, passavano una scritta dove si invitavano le persone che avevano eventualmente dei video simpatici a inviarli a una casella postale a Cologno Monzese, oppure telefonare a un numero di telefono. Io, che ho sempre avuto tra le mie particolarità, c'è sempre stata la persuasione e avere la faccia un po' come non si può dire, ho telefonato bello tranquillo a questo numero di telefono qua e dicendo: buonasera, sono Silighini, io chiamavo per la produzione. Probabilmente dall'altra parte non so cosa hanno capito, oppure non so, è stata forse una mano divina, come diceva Maradona. Questa persona qua mi ha detto: ah, ma lei è quello per l'organizzazione di produzione? E io, certo. E io ho detto di sì. Tranquillamente questa persona qua mi ha dato l'appuntamento per il giovedì successivo a Cologno Monzese, io ripeto ero in Romagna, ero vicino a Rimini,
Però ho detto, vabbè, dato appuntamento alle 15.30, mi ricordo ancora, io sono partito bello tranquillo, sono andato a Colonia Monzese, in questi bellissimi palazzi, tutti quanti grigi, all'epoca erano un po' diversi da come sono adesso. Sono andato a questo appuntamento qua con questa trasmissione, non dico qual è perché è meglio di non dirlo, magari viene fuori qualche bordello. E alla fine mi sono trovato a una riunione di produzione dove aspettavano tutt'altra persona e sono arrivato io. Probabilmente si vede che sono veramente bravo perché mi sono messo lì, avevo 19 anni, no neanche sto dicendo, avevo 18 anni, ho incominciato tranquillamente a dare le mie idee su questa produzione e mi ascoltavano, prendevano appunti, fatto sta che alla fine anche le mie modifiche suggerite sono state attuate all'interno di questa produzione che era per Italia 1. Tante volte ripensando mi sono chiesto chissà chi era quella persona che lo aspettavano, chissà dove sarà andato, fatto sta che io ho preso il suo posto. Preso il suo posto, lì il direttore all'epoca di Italia 1, così già sto facendo qualche nome in più, aveva capito probabilmente che io non ero quello che aspettavano, però è rimasto colpito dal fatto che io tranquillamente gli ho tirato su una riunione di produzione come se l'avessi sempre fatto, e da lì mi ha proposto altri lavori. Diciamo che fino al 2001 ho sempre collaborato unicamente con Mediaset, poi a un certo punto per scelte personali ho cercato anche di allargarmi ad altre reti e ho guardato sulla Rai. E lì nello stesso momento, nel frattempo il mio nome era già un pochino conosciuto, però non come adesso, diciamo. E cosa ho fatto? Ho usato lo stesso stratagemma. Ho telefonato alla redazione di una trasmissione televisiva, una delle poche che giravano in Corso Sempione. Ho parlato con la produttrice, che tra l'altro è ancora una mia cara amica, e anche lei aspettava probabilmente qualcun altro, o non so lì veramente com'è andata, forse mi è andata semplicemente di fortuna. Fatto sta che mi ha convocato per fargli consulenza per un cast, e così mi sono aperto anche una fetta sulla Rai. E poi nel frattempo il mio nome è diventato abbastanza conosciuto, sono andato avanti con tutto ciò che si poteva fare nel campo televisivo, mi sono allargato molto anche al cinema, anche se al cinema mi piace più curarlo più per l'estero, non per tanto per l'Italia, perché non vedo molto come un ambiente abbastanza chiuso, molto settario, o sei un certo giro non hai spazi. Invece nel 2004 giravano Beautiful in Liguria e lì ho avuto la possibilità di fare consulenze per i piccoli ruoli, sono diventato molto amico della produttrice di Beautiful, Rhonda Friedman, e tramite lei sono diventato casting assistant per la CSA di Los Angeles, che è la più importante società di casting al mondo, e loro regolarmente quando hanno bisogno di consulenze mi chiedono, quindi ho avuto la possibilità e l'opportunità di collaborare anche a pellicole abbastanza famose come The Tree of Life con Brad Pitt o The Blood Diamond con Leonardo DiCaprio e via dicendo. Qual è il suo film preferito? Rocky, giustamente Rocky, e il primo Rocky è il sogno della persona che dal nulla, con la sua forza e con un po' di fortuna, riesce ad arrivare a superare qualunque traguardo. Quali sono stati i lavori più significativi della sua carriera? A livello di spettacolo, il momento in cui ho collaborato a produzioni non mie, le vedevo tutte quante abbastanza simili. Non ho avuto una particolarità, ho collaborato a tante trasmissioni, passaparola, tutto quello che ci poteva essere, però le vedevo semplicemente come lavori. Il momento in cui ho potuto realizzare produzioni, anche produzioni low budget, mie o comunque di produttori che mi lasciavano carta bianca, come per esempio posso citare Stelle Note di Natale dell'amico produttore Enrico Clerici per Rai 2, dove ho fatto la direzione artistica per 3 anni, lì le vedevo molto, molto mie, perché potevo veramente dar spazio a tutta la mia fantasia. Con quale attore o con quale attrice le piacerebbe lavorare? Attore, ripeto, torno sempre lì, sono Sylvester Stallone ovviamente. Come attrice non ce n'è una in particolare. Reputo a livello estero, ovviamente Julia Roberts, brava, bravissima, Meg Ryan, Winona Ryder, Jessica Alba, tra le migliori. In Italia Cristiana Capotondi la reputo una delle più brave. Ci siamo anche incontrati in gioventù quando entrambi eravamo piccolini sul set di Suor Jo, e lei è una persona con cui mi piacerebbe ancora poter collaborare, anche se adesso da un po' di tempo sto cercando di coinvolgere Martina Pinto, che è un'amica, in alcuni progetti. Nel suo curriculum alla voce specializzazione si legge volti femminili, ci può dire qualcosa in più? Ogni volta che mi chiamano per fare un cast, per un casting, per una trasmissione, per una pubblicità, regolarmente chiedono a me le femmine, le donne.
perché nel mio curriculum di scoperte ci sono state praticamente tutte le persone che ora vedete in televisione o scoperte da me o passate da me, sono arrivate in uno nell'altro. Io ho provinato quasi tutte quelle che ora sono in televisione. Quindi nel momento in cui c'è da individuare un volto nuovo, chiedono a me, oppure chiedono a me se sto seguendo qualcuno, perché sanno che chi è un dato di fatto, non è una forma di vanteria. Chi io individuo regolarmente da qualche parte finisce. Non c'è mai stata una ragazza che abbia lavorato con me e che non abbia mai sfondato, o in piccole cose o in grandi. Poi se non diventava famosissima era per dei meriti suoi. Che ne penso del femminicidio? Io sono convinto che noi occidentali abbiamo un dovere sacrosanto, un dovere morale, è quello di poter insegnare a tutte le persone che non hanno ancora ben chiaro la grandezza della donna, l'importanza che lei ha. Pensare che ci sono delle culture che entrano anche nel nostro paese e portando un'umiliazione verso la donna mi fa accapponare la pelle. Io sono convinto che noi abbiamo il dovere categorico e imperativo di insegnare a tutte le persone, sia quelle estere, straniere che vengono nel nostro paese, sia purtroppo anche nel nostro paese, basta leggere la cronaca attuale, pensare che un ragazzo possa bruciare viva la sua fidanzata di 15 anni, sono delle cose atroci. Se noi cominciamo a guardare la mamma che abbiamo vicino, o nostra moglie, o nostra fidanzata, regalandogli un sorriso e un fiore, non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana, riusciamo a riscoprire la dolcezza e la bellezza dell'avere una donna accanto. Nel 2001 lei istituisce il Trofeo della Libertà. Di cosa si tratta? Allora, tra le varie attività culturali vicine alla politica, ho organizzato anche il concorso di Miss Azzurra, se devo vedere, la prima Miss di Forza Italia, prima è unica tra l'altro perché poi è stata fatta un'unica edizione. Il Trofeo della Libertà, niente, era una delle tante attività di raccolta benefica che ho organizzato per mischiare la politica al bene verso il prossimo. Il Trofeo della Libertà è un trofeo calcistico che è arrivato alla 16ª edizione, ha partecipato anche Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto di Monaco, dove noi giocavamo a calcio raccogliendo fondi sempre per la ricerca contro il cancro, che è sempre stato uno degli enti, sia l'AIRC che l'IST o semplicemente il Gaslini, l'ospedale della mia città, sempre vicini ai miei pensieri, perché ho avuto sulla pelle di alcuni miei familiari la bruttezza, la gravità del cancro, e quindi quando posso cerco sempre di aiutare la ricerca. Il tema della sicurezza è una tematica che a lei sta molto a cuore. Secondo lei la città di Saronno è una città sicura? La sicurezza è uno dei temi che tengo più a cuore, unicamente perché sono convinto che in un paese sicuro dove tutti i cittadini possono uscire in ogni ora del giorno e della notte si può vivere bene e si può dare anche sfogo alla mente perché possa creare e fare del bene per gli altri o per la città. Saronno è una città sicura, paragonata a come potrebbe essere per esempio Milano in alcuni quartieri o altre città, però se noi viviamo sul paragone verso le altre città alla fine potremmo anche far diventare certi personaggi storici dei santi paragonandoli a qualcuno che ha fatto anche di peggio. Sarà una città sicura ma ha delle lacune gravi. Io in questi giorni ho fatto dei giri serali per controllare alcune segnalazioni che sono trovate veritiere. La zona intorno alla stazione è piena di extracomunitari che, come se fosse un catalogo della Postal Market, mi hanno illustrato qualunque tipo di droga io potessi acquistare, hashish, marijuana, LSD, tutto quello che ci poteva essere, in orari neanche tardi, tipo le 10:30. Chiaramente, leggevo ancora oggi sul giornale che una donna è stata aggredita da alcuni extracomunitari davanti al semaforo, anni fa una turista americana è stata stuprata. Saronno ha delle lacune causate da un'incuranza dovuta sicuramente a chi gestisce la città. Se oggi c'è il sindaco Porro, domani ci potrebbe essere un altro, se qualunque partito sia, se non fa delle cose io gliele farò notare. Saronno ha dei problemi che i cittadini vedono, se gli amministratori non se ne accorgono è una lacuna loro. Secondo lei l'Italia tornerà ad essere una repubblica fondata sul lavoro? Io non sono assolutamente pessimista, anzi, però sono convinto che se non arriva una sferzata forte e chiara verso il sistema Italia saremo completamente risucchiati
da chi nel mondo cerca di ridurre il Sud Europa come una sorta di attuale Romania-Albania per i paesi sovietici. Io sono convinto che ci sia un percorso veramente a strapiombo che sta seguendo l'Italia, sta seguendo la Spagna, sta seguendo la Grecia e in parte anche la Francia, che ci sta portando ad essere praticamente il covo della manovalanza utile per i paesi del centro Europa come potrebbe essere la Germania. E se noi non riusciamo a dare una forza nuova al cambiamento del nostro paese, sarà un percorso senza ritorno. Quale consiglio vuole dare ad un giovane che decide di scendere in politica? Deve avere delle idee molto chiare e convinte, dei principi forti, e deve attenersi a dei capisaldi. Io dico sempre che nel mio cuore ci sono 10 punti fermi, che sono Dio, patria, famiglia, ordine, giustizia, disciplina, onore, fedeltà, popolo e nazione. Questi sono i 10 miei comandamenti, senza essere blasfemo, sui quali io mi attengo. Non chiedo che ci siano dei giovani che abbiano gli stessi ideali o la stessa fermezza, ma chiedo che abbiano dei punti fermi sui quali non trascindere in nessuna maniera. Entrare in politica perché si pensa di guadagnare o perché si pensa di avere un interesse personale da proteggere è il modo peggiore, ed è purtroppo il modo che va più di moda, perché tante persone sono così. Io mi occupo un po' di televisione, faccio politica, io dico sempre che sono i due settori peggiori che ci possono essere sulla faccia della terra, perché in entrambi i campi ho visto veramente le cose più assurde che una persona può immaginare. Spero che un domani i giovani politici, poi mi ci metto anch'io, possano veramente farlo per pure semplice passione, rinunciando al guadagno. Io lo dico sempre, l'ho sempre detto, che nel momento in cui dovessi mai entrare in qualunque ente non ho intenzione di recepire nessun tipo di stipendio, perché vedo veramente la politica come una missione da compiere. Nel momento in cui qualcuno ha degli interessi da difendere, è sempre penalizzato, ed è anche una delle pecche che ho sempre fatto anche all'amico Silvio Berlusconi. Dico sempre che bisogna essere nudi alla meta, come si diceva un tempo, per poter fare del bene agli altri. Ringraziamo il dottor Seneghini per la cortese disponibilità e auguriamo a lui un forte in bocca al lupo anche per la città di Saronno, perché possa essere per il futuro davvero il volto nuovo ed emergente di questa città. Grazie, dottore. Grazie.